Ciao a tutti ragazzi, allora, oggi voglio cominciare il DLC di Dark Souls 2. Ho preparato un nuovo personaggio visto che purtroppo Bruttona non era all'altezza della situazione, anche perché l'avevo speccata come guerriero. Come guerriero sì, poteva anche andare, il problema è che ho fatto alcune cavolate durante la creazione del nostro personaggio, quindi il personaggio più avanti non è più andato bene, anche se già con il fatto che anche i video non è che sono andati benissimo, non ho neanche più giocato con quel personaggio, ho giocato con altri personaggi, quindi ho finito il gioco con tutt'altro tipo di personaggio. Quindi ho deciso di creare un nuovo personaggio per l'occasione, quindi mi sono impegnato forte per scusate, c'ho un po' di tosse. Mi sono impegnato forte per fare il personaggio come lo volevo io. Infatti non ho badato al tempo, perché giustamente ogni volta che tornavo a casa, a lavoro, mi ci dedicavo, però non tantissimo, però finché non ho fatto tutto quello che volevo io e ho farmato tutte le anime che mi servivano per fare il personaggio, alla fine mi serviva solo l'equipaggiamento, dopo aver fatto una accurata selezione, anche perché mi sono collezionato un bel po' di completi, quindi alla fine ho scelto più o meno quello come lo volevo io ed ecco qua il risultato. Diciamo che il cappello non c'entra nulla con il resto del vestito, però io volevo questo cappello e non quel cappello originale dell'armatura in questione. Poi abbiamo equipaggiato il nostro scudo con la mano. Certo, non so se lo terrò perché sinceramente questo scudo è buono, però non blocca come vorrei io. Mi sa che potrei anche prenderne un altro. Comunque, lo devo ancora provare, quindi non so. Poi abbiamo selezionato una mia bella staffa, perché io ho scelto come, diciamo, incantesimo primario, incantesimi di oscurità. Ovviamente non sono tutti di oscurità gli incantesimi che ho scelto, solo che visto che questo era l'incantesimo che ne possedevo di più, quindi io potevo accumulare più di uno e quindi avere molte spell da lanciare, ho preferito avere la possibilità di avere questo. Comunque ho anche un bastone che è di luce e il guanto del piromante, quindi posso eventualmente switchare con le altre magie che ho accumulato. Certo, non ne ho tantissime, ne avrei voluta qualcuna in più, solo che non avendo preso, guardato una guida dove prendere tutte le spell, le ho prese solo quelle che mi ricordavo dove le avevo prese e nei punti che avevo scelto, anche perché alcuni punti non ci sono proprio andato perché non l'ho ritenuto opportuno, anche perché se no avrei fatto molto molto più, cioè adesso più tempo a realizzare il personaggio. Comunque, allora, bando alle ciance, io direi di incominciare subito il nostro DLC senza perdere tempo. Ok, cominciamo subito. Via. Come te spai? Dai, 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 bellino, dai. Strada, non mai ricordo mai. Allora, noi entriamo da qua. E cala. Oh, eccoci qua. Il nostro simpatico DLC. Facciamoci un giretto panoramico, come sempre. Okay. Non vorrei mica rischiare di non trovare qualche cosa. Vabbè, abbiamo fatto il giretto panoramico. Leggi messaggio. Solo dici te. C'è mie statuette, quelle di plastica colorate. Aiuto.
So che è il coso diroccato. C'è da fare? Non t'avevo mica visto. Voli? Che sei il mio minipony? Camignotta, drago di merda. No, meno male, c'è un falò. Accendi il falò. Questo? Buongiorno. Se lei sta lì a dormire, io sono la fata turchina. Cazzo fai? Bevi la pozione, non beve, eh? Non te permette. Poverino. Sento rumore molesto. Che sto. Minchia. Oh, bellini. Ho capito che voi siete bellini, ma mica tanto, eh. Coso fresco. Che dita fa? Questo scudo non è che para molto le frecce. Pensavo che era meglio. Non capisco perché non me so. Mi sono pompato lo scudo del sole invece di sta cacata, cioè, perché forse pesavate più. O mi sa che pesa più questo dello scudo del sole. Isci, carafa. Isci, no? Aio. Questo non era liscio, questo era stronzata. Scendo. Isho. No, io non rompo i coglioni. Sta la faschetta del cacchio. Bevi alla salute. Siete troppi. Siete troppi. Facciamo un giochino nuovo, si chiama Uno alla volta, per carità. Minchia, una volta un cazzo. Sono 40 milioni in 6 secondi d'orologio. Beduini? Zozzini? Dai, mamma mia, quanto mi sono stati antipatici. Poi tirano tutti le frecce, rompe le palle. Sì, bevite sto panino notturno. Se ti piace.
Nuovo fartozzo. Ciccio. Nuovo fartozzo. Però devi dire, non devi far tozzo. Pure te, far tozzo. Che sono sti cosi? Oh, aspetta il buchetto. Ah, no, non è che mi ammazzavo. Pim! Ah, questo che è il segreto della torre perduta, dove la torre non è perduta ma è stata ritrovata. Ma mi pare una stronzata. Bim, prendiamo pure quest'altro che tira su. Uno stronzo. Stronzo? Sì, stronzo, certo, perché io vendo carciofi al mercato, magari. Per te? Ma cagare. Cazzo devo andare? Sa che sti cosi nei dorsa. Non c'è strada. Meno che non mi butto tipo a buffo, ma non mi pare il caso, quindi. A sti prezzi direi che questo lo potremmo rigirare un'altra volta. Prima, a rigirate. Se mi riscende io scendo. Vai ciccio, vai. Vai più veloce del tuo. Qua. Cioè sì, per forza. Oh. Sì, certo, come dici te. Dentro che c'è, eh? Giorno? Posso passare? No, c'è nessuno. Questo che è? Questa è merda. Senza manco pensarci. Ah, sì, ho messo la spada. Che coglio! Ma vabbè, ok. Questo, no, non mi serve. Sì, certo, come dici te? Vaffanculo. Buffo. Allora cazzo, tieniti dritto. Ah, allora ho capito, questo sì. Così mi spacco tutta l'armatura. Avvio un culo. Grazie. No, grazie, non ci tengo. Io preferisco piuttosto spaccarvi tutto a distanza. Tanto la roba ce l'ho. La roba c'è. Sto schifo. Vabbè, sì, non se l'ho fatto. Non se l'ho detto. Spaccato tutto. Non è che mi avanza qualcosa, no?
più, non mi avanza niente. Ah, ci stanno altri di sti cosi, ma santo sinito. Questo che cazzo è, bagarozzo? Oh, oh, bagarozzi, mortacci vostri! Via, via, bagarozzi! Bagarozzo! Bagarozzo! Oh, bagarozzo, levi troppo! Ora me ne servono tre. Speriamo che sono finiti i bagarozzi. Magari, ma appena cominciato. Oh oh, bellino. Lo sapevo che si appuntava. Oh, si appunta pure questo. Oh, perché è la fiera da appuntare? La ponti appuntata. Arrivederci, è stato un piacere. Dottor Condorelli è sempre un piacere. Dove cazzo vai, cretino? Che vieni da Creta? Che... questo non ha capito come funziona, eh? C'è ciò. Liscio. Bravo, ho cominciato bene. Yes! Bam! E non ti rialza mai più. Diciamo che ho finalmente trovato un buon compromesso a Randello, che ovviamente il grande Randello faceva veramente male. Il problema del Randello è che era troppo lento. Questa spada c'è più velocina del Randello. Sento rumori molesti, che cazzo c'è? Dietro ogni angolo c'è sempre qualche cazzo, sti giorni. Tocca sempre starci in campana, ecco, sento troppo gracchiare. C'è, sento puzza di sola. Aspetta, questo che te è? Andiamo che una ribattuta. E ale! Arriva proprio il pavimento che mi mancava. Mancava un appuffo proprio così. Che c'ho? Sì, vabbè, uguale. Sono rimaste poche spell. Questa. Perché non posso tirare questa? Mi manca qualcosa per tirarla. Questa non me la spiego. Perché non la posso tirare? Fossi sbagliato a respeccare il ricettacolo, perché alla fine ho pure respeccato, ovviamente, perché non è che te il PG come dici senza respeccare. Se non posso usarla, dovrò vedere il motivo per cui non posso usarla. Ma lo scoprirò separata, sì. Oh, bagarozzo! Bagarozzo! Voli pure? Sei vola vola l'uccellino? Ma vaffanculo. Fammi vedere qui che c'è stava, visto che c'è la strada. Ah, ritorno all'inizio. Vabbè, a sto punto. Allora, ragazzi, io ho deciso che concluderò qui il mio video. Lo so, un po' anticipato, però visto che non so perché questa magia non posso usarla, dovrò verificare il motivo per cui non posso usarla. Sicuramente non mi abbasteranno i punti, o ci sarà qualche punto che avrei dovuto mettere. Quindi dovrò verificare la cosa, eventualmente magari vedere di riuscire a cosarlo, visto che mi è rimasto un altro ricettacolo. In caso magari respeccherò di nuovo e vediamo un po' di mettere i punti che mancano. Allora, ragazzi, noi ci vediamo al nostro prossimo video. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace, condividete il video. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!